Pronto? Sono Galliani, buongiorno. Buongiorno dottore, come va? Bene, ho cercato molte volte ieri, ma no, ero occupato, non rispondevo. Non... Ma io ieri mattina, dottore, l'ho cercato perché mi sono veramente... A parte non mi sono ancora ripreso dall'altra domenica. E questo purtroppo è stato un trauma che in famiglia ci ha lasciato il segno. Siamo... Perché pensavamo tutto fuori che... Anche noi. Ma... se andava male, potevamo pareggiare, ma insomma... E pareggiando avremmo vinto anche a Lecce, perché non avremmo mollato psicologicamente, perché se avessimo pareggiato con la Juve e rimanevamo in testa della classifica, a Lecce vincevamo di sicuro, insomma, perché la partita era abbordabile. Ma può darsi che Ancelotti si sia fidato troppo dei suoi uomini, magari non abbia considerato che Sidor e Pirlo non stavano bene, Ambrosini adesso... era euforico... Col senno di poi, Esatto. Adesso da oggi parte, cominciamo a fare riunioni e parte l'operazione Istanbul. E speriamo in bene. Domenica brutto. Lecce, quando un presidente di una società si permette di dare la responsabilità a un arbitro per le intemperanze dei tifosi e le reazioni dei giocatori. Ma poi urla e grida veramente... negli spogliatoi, nell'intervallo, una vergogna. Trefoloni me ne ha parlato e poi è la domenica sera, la domenica sportiva dove si è detto tutto e di più, con la domenica sportiva che dà spazio ancora a Semeraro per poter dire delle... Io mi sono sentito proprio obbligato ieri mattina a chiamarla per manifestarci magari la solita solidarietà, perché è una non cosa una parola contro dura. Questo fallo che io ho definito criminale, perché se lei lo guarda, questo cerca di spaccare la gamba all'avversario. Cerca di fare male. Adesso io ne parlavo anche ieri con Carraro, noi questa tolleranza zero la dobbiamo usare anche nei confronti dei giocatori, perché il gioco del calcio, i falli ci sono, ci si fa male, eccetera, ma chi scientemente e lo si capisce quando uno scientemente vuole fare del male all'avversario, non vuole entrare sul pallone, li dobbiamo punire in una maniera esemplare, perché tu non puoi fare rovinare magari la carriera a un altro. Lei ha visto Jan Kulowski, così gli è capitato, Jan Kulowski, voglio dire, è frattura del perone e sta fuori 3-4 mesi. Ma se Kakà non se ne accorge, gli trancia la gamba. Ma io guardi, siccome Trefoloni sa, quando si fa il rapporto, il bello del rapporto fatto nello spogliatoio è che scrivi subito quello che vedi, ma a volte non puoi dare l'enfasi giusta al fallo. Io ieri non le nascondo che ho chiamato Trefoloni, abbiamo riscritto il rapporto con i toni giusti, perché sennò anche il giudice sportivo non avrebbe avuto e io non ho voluto nemmeno che ci fosse un supplemento di rapporto, perché sennò qualcuno poteva pensare che hanno fatto un supplemento per punire. Ho chiamato, tanto a lei posso dirlo, ho chiamato Stefania e le ho detto: guardi Stefania, mi usi una cortesia, siccome Trefoloni ha fatto rapporto nello spogliatoio in un momento molto concitato, noi gli facciamo avere un altro rapporto, che è vero, scritto di pugno da lui, perché è giusto che prendiate anche una squalifica esemplare. Stefania mi ha ringraziato, mi ha detto: se me lo dice lei non ci assolutamente sono, ma questa difficoltà, cosa perché se no veramente... va applicata anche ai giocatori del Milan, ne mancherebbe altro. Io ne ho parlato a lungo e quindi non lo faccio, perché questo ho cercato di fermare il giocatore Milan, ma dopo aver visto il fallo di Cuffré su Jan Kulowski, dopo aver visto questo, adesso ormai questo campionato è finito. Io lo dicevo a Carraro, noi dobbiamo massacrarli, i giocatori che scientemente fanno del male a un altro. Io arrivo a ipotizzare, non so se passerà, ma io mi ci batterò, io arrivo a ipotizzare che quando un fallo è intenzionale, cioè voluto, tu lo squalifichi per la durata dell'infortunio di quell'altro. È una cosa provocatoria, non passerà, ma io ci provo. Io voglio fare questa battaglia qui. Allora, se tu entri normali, falli di gioco, a uno gli saltano i legamenti, mica puoi stare fuori 6 mesi, questo è evidente. Ma se io entro scientemente, e lo valuterà il giudice sportivo, d'altra parte i giudici ordinari decidono se mandarti all'ergastolo o assolverti, no? O addirittura la pena di morte nei paesi dove c'è la pena di morte. Se il giudice
e sulla base dei rapporti arbitrali, sulla base della televisione, stabilisce che quello è entrato scientemente per spaccare una gamba, quel signore lì, finché la gamba non è guarita, deve starsene a casa sua. Questa è la mia idea. So che è un'idea molto, molto così, però audace, ma logica, però. Perché... Audace, certo. Non passerà, però io voglio fare questa battaglia qui. Non chi fa del male? Volutamente, ripeto, sì, volutamente. Sì. Ah, ma quella di domenica ha fatto anche il salto per colpire. Più voluta di così non poteva fare, evidentemente. Poi ci sono le simulazioni dei giocatori che subiscono di aver avuto un fallo. Guardi, sì. ce ne abbiamo una anche serie incredibile. Bisogna, dobbiamo estendere la prova. È una slealtà che crea confusione, crea anche nell'arbitro una difficoltà a recepire poi il giusto, perché noi ne abbiamo dei casi, ma l'altra domenica Morfeo ha subito un piccolo tocco al petto, si è buttato giù tenendosi il viso nelle mani, che sembrava colpito da un pugno di un pugilatore. Insomma, non è possibile, perché l'arbitro poi non è in grado di valutare, ma certo, se è stato colpito, non è stato colpito, se è fatto male, se non si riporta un po' di lealtà. Io non dico niente di più, la lealtà dobbiamo pretenderla. Esattamente. Ma. Va bene, e poi dopo ci incontreremo, ci parleremo per il futuro. Adesso lasciamo finire questo campionato, che ormai mancano pochi giorni, e poi ci parliamo sempre con grande amicizia, grande stima e grande rispetto. Ma ora pensi alla finale, Presidente. Grazie. Lei viene a Istanbul? Ma io ho provato, ma ci sono un sacco di problemi, perché con il ventaglio perché lei non viene? Mi scusi, qui c'è una squadra italiana che sta lottando per cosa? Io, scusi, lei e sua moglie siete invitati sul volo che fa il Milan il martedì e il giovedì, e adesso invitiamo anche Pairetto, così non c'è niente nessuno a dire. Scusi, noi rappresentiamo l'Italia. Se mi invitate, le dico. Ma sicuramente, noi siamo la squadra che rappresenta l'Italia, vediamo di non esagerare. Noi siamo l'Italia, siamo voglio dire, immediatamente, partenza martedì e ritorno il giovedì. Oltretutto, poi lei lo sa, dottore, quello noi abbiamo, tanto non ci sono misteri, l'arbitro è quello che arbitrerà anche Italia-Norvegia, è una... Che Meuto Gonzalez, no? Sì, è uno buono, sì, un altro italiano ad arbitrare la Spagna, perché ho concordato io con Villar, il presidente della Federazione Spagnola, già un mese fa a Madrid. Ci scambiamo ora, non mi fraintenda, comunque un arbitro italiano va a arbitrare la Spagna, uno spagnolo va a arbitrare l'Italia, certo, in un segno anche di rispetto, così certo, come avevo fatto in precedenza con la Grecia, dove il greco è venuto a arbitrare Italia-Scozia, Vassaras, e il nostro italiano Collina è andato a arbitrare la Grecia in una trasferta difficile. Cioè, assolutamente. Dobbiamo mantenere questi rapporti di correttezza, cioè non ce n'è certo, più. Ma di mancherebbe rispetto, altro. Di rispetto. Allora, perché... adesso Cristina vi manda tutto, e assolutamente. Ma io la ringrazio e le dico subito che mi fa veramente... Grazie, assolutamente sono contento. Bene, ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie, buona cosa.